tacchino ripieno, squisito menù di festa. Per preparare l'arrosto di tacchino ripieno abbiamo bisogno di un tacchino tra i 3 e i 4 kg ripulito, 50 g di burro, 50 ml di olio d'oliva, un poco di sale, un bicchierino di sherry, un pizzico di pepe e due spicchi d'aglio. Per elaborare il ripieno e la guarnizione abbiamo bisogno invece di un chilo di mele varietà Renetta, 3 cipolle, 200 g di prugne secche di Sossate, 200 g di castagne, 50 g di pinoli e due dadi delicati Star. Separiamo e mettiamo da parte la metà degli ingredienti del ripieno per preparare la guarnizione. Per il ripieno laviamo, sbucciamo e tagliamo le cipolle e le mele. Le soffriggiamo in una teglia con l'olio ben caldo, insieme alle castagne che abbiamo in precedenza lessato e pelato, le prugne, i pinoli e un dado delicato Star sminuzzato. Riempiamo il tacchino con il soffritto e lo cuociamo con un ago lungo per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Lo ungiamo con 2 cucchiai d'olio e 50 g di burro. Poi aggiungiamo sale e pepe. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo il tacchino per 30 minuti. Abbassiamo quindi la temperatura a 160 gradi e aggiungiamo gli spicchi di aglio e il resto delle mele, delle cipolle, delle prugne, dei pinoli e delle castagne che avevamo messo da parte per la guarnizione. Disponiamo tutti questi ingredienti attorno al tacchino. Ci sminuzziamo sopra un dado delicato Star e versiamo il bicchierino di sherry. Lasciamo nel forno per altre 2 ore irrorando la carne con il proprio brodo per evitare che si secchi e aggiungendoci dell'acqua se fosse necessario. Tagliamo a fette il tacchino e lo serviamo accompagnandolo con la guarnizione e alcuni cucchiai di sugo di cottura. Buon appetito!